si deve giustificare uno e deve prendere, perché fratelli, se Sara fosse rimasta nella sua incredulità non avrebbe potuto partorire, cioè non partorire, ma addirittura non avrebbe potuto concepire se lei fosse rimasta nell'incredulità, beffandosi pure dell'Eterno. Ci siamo? Guardate che bello questa spiegazione che il Signore mi sta dando, figliolo, se l'accettate e la sapete apprezzare, godrete quello che sto godendo io, perché effettivamente il Signore mi sta facendo conoscere Sara come se fosse presente. È stata tanti secoli fa e il Signore questa sera me la sta facendo conoscere di persona. È come se io stessi conoscendo Sara personalmente, va? E che in Sara si devono rispecchiare tutte le donne. Rendimi sia gloria, alleluia, amen, gloria a Dio, alleluia. Perché effettivamente, come dice poi l'Apostolo Pietro, dice perché voi siete figlie di Sara, va? Come figlie, e Sara chiamava Abramo mio signore, e voi dice siete figlie di Sara pure, amen, ci siamo, vedete, gloria a Dio, alleluia. Quindi lei non è stata, vedete, orgogliosa. Perché, fratelli, voi pensate che Sara fosse sola? Alleluia. Intanto, guardate, intanto c'erano anche due angeli che erano lì, che vedevano e ascoltavano. Sicuramente nella tenda con Sara c'erano le serve, c'erano altre persone. Amen? Alleluia. Quindi se lei, guardate, se lei si fosse giustificata dicendo non ho riso per mantenere alto il suo orgoglio agli occhi degli altri, il Dio non l'avrebbe presa, quindi Sara non sarebbe rimasta incinta. Amen? Quindi noi vediamo che in Sara c'è stata la pienezza, la totalità della resa nelle mani di Dio. Come dire, in tarda frase, non ho riso, c'era tutta la sua amarezza, il suo dolore, Signore perdono, cosa dentro di sé, dice, come faccio a fare, qui mi scappa una parola, perché tante volte sfuggono delle parole. Ecco perché dice, prima pensa e poi parla, perché la parola poco pensata è portatrice di dispiaceri. Quindi, ecco, vedete, non dobbiamo essere solleciti nel parlare, nel giudicare, e non dobbiamo neanche farci dominare dall'orgoglio, perché noi abbiamo a che fare con Dio. Noi stiamo lavorando nel campo del Signore, fratelli, e non si può mentire al Signore. Per esempio, quando la sorella dice sul numero d'ammo, ma lei l'ha detto così, ma se il Signore la prendesse sul serio, lei verrebbe meno, cadrebbe. Alleluia. Il Signore mi ha fatto capire questo in quell'istante, mentre la sorella ha detto questo, dice sì, lei lo sta dicendo in questo momento, dice, ma se io dice vai, io aduzzo l'io. Vedete come lo Spirito Santo perché certe volte, ecco, uno, perché a dire la verità, uno viene certe volte è vero, perché dice ma sì tanto se, ma cabocca, vuol dire amen, gloria a Dio. Con lo Spirito Santo, fratello, non si può mentire. Gloria a Gesù. Quindi meno male, Signore, ecco, guarda, dice Signore non ho riso, Signore non ho disse per davvero. Alleluia. Amen. Perché torno a ripetere, gloria a Dio, vedete, il Signore, ed se è in mezzo a noi, non è in mezzo a noi tanto per farci compagnia, perché dici io li ho creati e sembra che li lasci soli. No, perché è Dio, da quando ha creato l'uomo, lui aveva già
un piano, un progetto ben preciso da realizzare. Quindi se anche noi questa sera, fratelli, siamo qui insieme, non pensate, no, perché noi facciamo parte del progetto di Dio. Allora, e questi ammaestramenti ci vengono dati in modo tale che sono preparatori. Possono essere preparatori per subito, possono essere preparatori per esempio un mese, un anno, possono essere per 10 anni. Amen? Perché, ecco, nessuno è escluso, nessuno si deve sentire al di fuori del progetto di Dio, del piano di Dio. Alleluia. E se il Signore ci sta onorando, come ha onorato, perché il Dio ha onorato Abramo in quel giorno e a Sara, perché li ha onorati? Per iniziare, per portare, cioè a compimento, il progetto di Dio Padre, dell'Eterno Padre. Amen. Ora, se il Signore è in mezzo a noi, fratelli, non solo questa sera, ma del continuo è in mezzo a noi, perché ci sta ammaestrando del continuo, ciò significa che Lui ci vuole usare come strumenti nelle sue mani per la realizzazione del suo progetto. Amen, gloria a Dio. E allora nessuno di noi, vedete, deve agire diversamente di come ha agito Sara. Ecco tutto il discorso. Amen. Perché dici, sì, io la pensavo a davanti. Io quando penso una cosa, perché ci sono poi che ci sono presuntuose, no? Io quando penso una cosa, per me è quella e nessuno mi cancia idea. Guarda. No. Alleluia. Perché con questa sera, alleluia, e sia glorificato il Signore, vedete perché il Signore mi ha detto, tu dirai tutto quello che io ti dico senza nulla togliere e nulla aggiungere. Fratelli, perché se io venissi qui preparato, con i discorsi che devo fare, noi fuoriusciremmo dal piano, dal progetto di Dio. Ecco perché il Signore mi ha raccomandato, sta attento, non parlare. Ecco, non fare come a Sara, ecco, vedete? Alleluia. Quindi io per primo devo essere ad esempio. Voi chiesa dovete essere ad esempio insieme a me, tutti insieme. Amen? Gloria a Dio. Perché, e nessuno pensi, ah, ma io che ci sto a fare, ma io non sto facendo niente. Fratelli, guardate, sia glorificato Dio in questo istante quello che il Signore mi ha dato da capire. Cioè, per spiegare. Voi potete pensare, molti di voi, che magari pensate di non avere un compito, ma tanto io non ho nessun compito. Fratelli, quando il Signore parlò ad Abramo e a Sara, tutti gli altri erano esclusi, è vero o no? Non è che il Signore si è messo a parlare con Sara, con Abramo, poi con Sara, amen? Poi si è messo a parlare con quelli che stavano diciamo ammazzando il vitello, Parlavo Signore con chi? No. Ma sembravano tutti esclusi, è vero, però guardate come alcuni di loro invece già venivano chiamati in azione. Quello per preparare, perché pensate che solo Sara avrà impastato la farina per fare delle focacce? Altre serve non l'hanno aiutata? Vedete, non per forza uno deve essere, come in te film, l'attore principale. Perché se ci fate caso, in un film, non è solo la bella riuscita di un film, non è solo la parte dell'attore o dell'attrice principale, ma c'è la scenografia, c'è il suono, quindi ci sono, ci devono essere anche quelli che devono fare per esempio il popolo, oppure delle vedute,
il mare o il cielo, dei fiori, vedete quante cose che ci sono che collaborano alla buona riuscita di un film. Amen, gloria a Dio. Quindi vedete che anche delle piccole cose, che dice, ma se tanto non ci va niente, perché se uno comincia, se il regista incomincia a togliere e levammi i fiori e levammi la scala e togliamo l'albero e togliamo questo e togliamo questo, la musica non ci fa niente, non è tanto che due conta è un romanzo, è che due film ma non vale niente, è giusto? Ora il campo di Dio, ecco perché Dio nella sua creazione ha creato i fiori e quindi le piante, ogni cosa, il mare, le stelle stesso che stanno al di sopra di noi, le belle vedute, per che cosa? Per rendere bello, meravigliosa la sua creazione. Vedete come lui ha veramente accompagnato, diciamo attorniato l'uomo creato ad immagine e somiglianza di Dio, vedete, l'ha circondato veramente di gloria, di tante cose belle. Sapete, se ci avesse creato soltanto ad immagine e somiglianza di Dio e ne avesse lasciato un tonsolo arido come sulla luna, per dire, ma se ci voleva campare da, dice, che campo a fare qua? Un mi giro giro, vedo pesci, vedo rocce, vedo c'è un'aridità. Invece no, guardate, ci guardiamo intorno, alberi, fiori, mare, sole, luna, stelle, tutto, guardate che bella la creazione, alleluia, amen. Guarda, la stessa cosa, se il Signore che ha scelto me per, diciamo, parlare anche, vedete, perché questo mio parlare, che non è mio parlare, il parlare che il Signore sta facendo tramite me deve servire anche a tutti quei fratelli, quelle sorelle che si trovano in tutto il mondo. Ma se questa sera fossi io solo, mi trovassi solo io qui su Popupudu, non mi scoraggerei. Pure che voi non avete un compito, però già la vostra presenza, alleluia, mi aiuta ad esprimermi con... dice, vada, sta parlando, altrimenti a cui ci parleria, e muore. Allora, vedete quindi che anche voi stessi, che non, se non avete un compito, però la vostra presenza, la vostra preghiera, la vostra lode a Dio intima, contribuisce, vedete, alla bellezza di tutto quello che il Signore sta facendo. Amen, gloria al Signore Gesù. E allora, come in quella circostanza, ripeto, tutti gli altri insomma, sono stati esclusi da questo parlare, da questo annunzio, possiamo dire così, meraviglioso, glorioso, di Gesù, che era lui, l'Eterno era lui, no? Ad Abramo e poi a Sara, come se gli altri fossero stati esclusi. Invece guardate, anche se non sono stati coinvolti in quel momento, per esempio può darsi che siano stati coinvolti soltanto pochini, quelli che hanno dovuto preparare da mangiare, guardate successivamente, quando Abramo ha dovuto liberare Lot da quei re che l'avevano preso prigioniero. Il Signore dice, sentite, quel giorno non vi ho tenuto, voi pensavate che io non vi avessi tenuto in considerazione, invece voi eravate pure nella mia mente, nel mio cuore, perché per voi avevo preparato un compito dopo. Infatti quando Lot viene fatto prigioniero con la sua famiglia, Abramo, arma 318 dei suoi uomini, che testo che prima vedete, non erano stati apparentemente tenuti in considerazione, li chiama e dei 318 che diventero 318.000 come minimo o milioni, amen? Che fratelli hai quei quattro re con tutti i loro eserciti, li hanno messi in fuga e li hanno sconfitti. Amen. Gloria a Dio. Quindi anche se, ripeto, ecco quello che il Signore mi sta, l'importante è
che ognuno sappia stare al giusto posto.